L'impulso mi verrebbe da dire benvenuti in un nuovo video, e così è, ma non mi viene da farlo perché in realtà sono qui per parlarvi, aggiornarvi un pochino e in un certo senso salutarvi. Non la voglio fare troppo tragica, ma mi sento di essere veramente arrivata a un punto di, chiamiamolo, non ritorno. Ora mi spiegherò, anche se penso che un po' ci sarete arrivati da soli, l'avrete capito, soprattutto se mi seguite su Instagram, ma mi sento di dovervi questo video, questa spiegazione, perché in fondo siete stati dei follower, se così vogliamo chiamarvi, molto affettuosi, presenti, con i quali mi sento di aver costruito qualcosa in questi anni e per questo mi sembra doveroso darvi una spiegazione. Non pubblico video da un po' per varie ragioni e sono qui proprio per chiedervi scusa e per dirvi che penso, temo che sarà così d'ora in poi. Io non voglio dire che chiuderò il canale, non è nelle mie intenzioni, ma sicuramente rallenterò e se deciderò di continuare a pubblicare video con magari una certa frequenza, che di sicuro non sarà una settimana, ve lo dico già, cambierà qualcosa. So che sarete comprensivi, capirete, so che vi dispiacerà perché già vi dispiace, dispiace anche a me, fidatevi, ma è così. Quindi mettetevi comodi, scaldatevi qualcosa di caldo e questo video può cominciare. Ho detto che sarà un video breve, quindi non mi perderò in troppe chiacchiere, ma le questioni sono forse due. La prima è che non ci sto più dietro. Sembra assurdo, Edo fino ad ora, che ha quasi 7 mesi, mi ha concesso tutto. È un bambino bravissimo. Forse sono stata anch'io capace di approfittarne, di capire come sfruttare al massimo il tempo senza danneggiare lui, senza danneggiare nessuno. E lo sapete se mi seguite, in questi mesi sono riuscita prima di tutto a cucinarmi sempre cose buone, a fare i miei pasti sempre per bene, come dire, quando senti quei racconti di non mangerai più, ti arrangerai, finirà che non lo so, aprirei il frigo e farei cose a caso. No, probabilmente per il mio carattere non era possibile. Mi sono sempre comunque impegnata anche poi per Luca e tutto a cucinare cose buone nel limite del. Tante volte ho ceduto al ordiniamo, più che ordiniamo, magari usciamo a mangiare, ma bene o male su quell'aspetto ci siamo sempre trattati forse anche meglio di prima, infatti sarà strano tornare al lavoro e tornare alla mensa, ma è una cosa che farò perché l'idea di prepararmi la schiscetta per il giorno dopo anche no, visto che dovrò comunque preparare le pappe, o meglio le basi delle pappe per Edo, che sarà a casa con le nonne. E già vi ho detto l'altra grande notizia, che è quella del mio ritorno al lavoro. Io sto girando questo video giovedì 30, tornerò a lavoro esattamente il giorno che vedrete questo video, lunedì 3. Ho deciso che è arrivato il momento di tornare a lavoro e qui si aprirebbe un'altra parentesi immensa che non aprirò perché sarebbe veramente lunga da affrontare, ma in sunto questo mio ritorno a lavoro mi sta un pochino destabilizzando, come è normale che sia. Ho tantissimi pensieri. Da un lato mi preparo all'idea, ne ho voglia, mi carico di positività in quel senso, di voglia di tornare comunque alla mia vita da medico, o meglio da specializzanda in scienza dell'alimentazione, i pazienti, le diete, l'alimentazione, aggiornarmi. Vorrei comunque impegnarmi tanto in questo senso perché è giusto. Ora che tornerò mi mancherà un anno e qualcosa per finire la specialità e voglio dare il massimo. Però di contro l'idea di lasciare il mio bambino con cui sono stata ogni giorno di questi ultimi 7 mesi. È strano, è stranissimo, ma va fatto. Sono comunque molto fortunata, lo so, ad avere un grande supporto perché ho le nonne, ho la sorella di Luca, il papà di Luca, mio papà, la mia nonna, tantissime persone pronte a volersi occupare di lui e questo mi rende contenta, ma anche mi spaventa perché non vorrei che fosse troppo sballottolato. Poi tutti mi dicono fidati, lui è un bambino tranquillo, bravissimo, sta con tutti, è più un problema tuo ed è vero, forse, speriamo. Comunque non mi volevo perdere in questo discorso, però vi volevo far presente che ci sarà anche questa novità. Tornerò a lavoro e per forza di cose il mio tempo sarà ancora meno. Tanto tempo lo passerò al lavoro, il resto del tempo lo vorrò passare con Edo e con Luca, ma non solo. E qui sarà il bello e il difficile, riuscire a capire che
non mi devo sentire in colpa se ogni tanto preferisco, scelgo di vedere un'amica, andarmi a fare una passeggiata, farmi una doccia lunga con i capelli. Non lo so, dite, elencate, sono infinite le cose che potrei voler fare. Sicuramente, ecco, forse perdere tempo editando video non è quello che vorrei. In questo ultimo mese, con la testa ogni tanto c'era il pensiero di dire: potrei filmare un cosa mangio in una settimana, potrei filmare un vlog, perché comunque ne ho fatte di cose in questo mese, in questi ultimi tempi. Ma l'idea mi stancava a morte. È stranissimo, ma è come se fossi arrivata a un punto in cui ho finito completamente le energie. Ho tenuto botta praticamente 6 mesi. Parlo di YouTube, ma parlo di Instagram, di creare contenuti, perché non è solo la creazione in sé, l'editing, ma è proprio l'idea, avere le idee, pensarle, studiarle, progettarle, crearle, editarle, pubblicarle, che mi piace, mi diverte, la mia passione, lo sapete, ma ammetto che costa fatica. Ed è come se per 6 mesi mi fosse venuto, in realtà comunque naturale, perché non è che mi pesava, però in realtà mi ha richiesto tantissima energia, ed è come se adesso fosse arrivata a un punto per cui non ho più proprio zero energia per farlo, per metterci la testa. E tantissime volte mi sono detta: sai cosa? Chi se ne importa? Sono tipo 3 lunedì che procrastino, cioè che arrivo alla domenica e dico: vabbè, farò questo video per il lunedì dopo, e passa un'altra settimana. Quindi oggi mi sono decisa e non sto dormendo, infatti magari da un momento all'altro si sveglierà e correrò da lui. Sto rinunciando al mio momento nanna con lui per fare questo video, che vabbè, durerà poco, quindi poi comunque torno da lui. Perché sì, tante cose sono cambiate. Abbiamo instaurato una routine e una delle cose più belle che ho guadagnato quest'ultimo mese è il pisolino nel lettone insieme, sia la mattina un po' più breve, sia il pomeriggio un po' più lungo. E tante volte mi sono detta: forse dovrei alzarmi e andare a fare cose, sempre quel senso di stai perdendo tempo, ma tante volte, tutte le volte, sono riuscita a dirmi: ma sai cosa? Questo tempo non tornerà più, quindi goditelo. E ora mi viene da piangere, quindi facciamo che cambiamo argomento, perché smetterò di fare video, smetterò per un discorso di tempo, di come voglio impiegare il mio tempo, e smetterò anche perché forse sono arrivata, lo dico sempre, un po' tardi. Io adoro fare vlog e condividere la mia vita, ma mi rendo conto che ho qualcosa che non mi può appartenere. Non perché ho 30 anni, ma perché sono un medico. Tra un anno e qualcosa dovrò decidere cosa fare della mia vita. La pacchia dello specializzando, pacchia tra virgolette, però la sistemazione dello specializzando finirà e dovrò dire: ok, adesso cosa vogliamo fare con questa specialità? Quella è una cosa. Sono diventata mamma e questo comporta un cambio di priorità. Non mi voglio definire mamma perché so che non è giusto identificarsi solo nel ruolo di mamma. Io sono anche una compagna, amica, figlia, tante altre cose, e voglio essere realizzata in tutti gli ambiti della mia vita. Però sicuramente l'ambito della mamma è un ambito importante per me, perché questi ultimi 7 mesi sono stati questo per me, una scoperta nuova, un viaggio meraviglioso. È stato tutto magico, stupendo, e anche per questo io sono terrorizzata. Ma non vedo comunque l'ora di scoprire che cosa mi aspetta. Il tempo per YouTube è finito perché mi accorgo che è giusto evolvere, tenere alcune cose della mia vita fuori dai social, della mia vita privata, del tempo che passo con mio figlio, con il mio uomo, con la mia famiglia, per un discorso di rispetto. Voi sapete, in tutti questi mesi io non vi ho mai mostrato Edo perché penso che non sia rispettoso nei suoi confronti, ma vi ho comunque mostrato tante cose della nostra vita, delle nostre giornate. Ecco, alcune volte penso che forse dovrei tenerle più per me. Vorrei raccontarvi tutto, lo giuro, è una cosa strana, è un controsenso unico quello che sto dicendo, quello che sento, però tante volte mi sono anche detta: sai cosa? Se anche questa cosa non la mostri, non la dici, non la immortali, non succede niente. E sapete cosa? Sono stata benissimo così. Questo mese è stato un mese molto intenso, molto difficile per tutti questi pensieri, per il fatto che abbiamo dovuto affrontare in famiglia una perdita, la prima perdita per me, perché
se n'è andato mio nonno, avendo tutti i nonni, è stata proprio una cosa forte che abbiamo affrontato tutti insieme. E si è sommata a questa malinconia del mio ritorno al lavoro, del lasciare il mio bambino e del cosa ne sarà. Ammetto che è stato un mese molto pesante in cui mi sono un po' persa, ma non entrerò nei dettagli, semplicemente la Francesca organizzata con la sua to-do list, con l'habit tracker e con tutti i suoi buoni propositi è andata a farsi benedire. Non ho rispettato nulla, ma nulla. Se già da aprile avevo preso un brutto andazzo, diciamo che maggio è stato il mese peggiore. Penso di non aver raggiunto nessuno dei miei obiettivi mensili, forse solo quello dei passi, ma per un pelo, perché tra alimentazione, diciamo che il cibo è stata una coccola a tutti gli effetti in questo mese, perché io mi conforto con le cose buone, non mi faccio più alcun problema, quindi ci sono stati dolci, uscite, aperitivi e va bene così, lo accetto, è il mio limite, è da sempre il mio limite, so che sarà sempre il mio limite, ci saranno periodi migliori e peggiori, non me ne faccio più una colpa. Non ho fatto uno che sia un allenamento e non mi interessa, cioè mi interessa, mi piacerebbe, ma in questo momento è l'ultimo dei miei pensieri, sono troppo stanca, voglio riposarmi e fare altro quando ho la possibilità. Non ho letto neanche un libro, neanche uno, ma perché il tempo è sempre meno, ecco, questo volevo dire, più i bimbi crescono, meno cose si riescono a fare. Paradossalmente riuscivo a fare più cose quando Edo aveva 3, 4, 5 mesi che adesso che ne ha 7 quasi ed è molto più autonomo, ma va intrattenuto. È una meraviglia perché abbiamo iniziato lo svezzamento e mi sta dando un sacco di soddisfazione. Inizia a interagire molto di più, a capire, a giocare, a guardarti, a ridere ed è stupendo, ma richiede tanto sforzo da parte nostra, tanta fatica. Ammetto che arrivo morta la sera, arrivo morta il venerdì, non vedo l'ora che inizi il weekend e poi la domenica mi pento perché il weekend è più stancante della settimana. Comunque, chiusa questa parentesi, sono qui per dirvi che non sono perfetta, che il proposito di 2 video al mese è saltato, dei miei guadagni, di tutto quello che sapete se mi seguite da sempre, e va bene così. Non so cosa aspettarmi, non voglio fare nessun proposito, voglio solo godermi ogni giorno al massimo, tornare a lavoro contenta, tornare a casa dal mio bambino ancora più contenta e tenere un attimo da parte i social. Non sparirò, devo semplicemente capire qual è il modo giusto di essere sui social in questo momento di transizione e in questo momento in cui vado verso delle responsabilità maggiori, sia come mamma che come donna che come lavoratrice che come compagna e tutto quello che volete. So che capirete il mio discorso, mi sembrava doveroso farlo. Voi scrivetemi nei commenti il vostro parere, la vostra esperienza, per me sono davvero preziose e non dico addio perché non è un addio, semplicemente vi dico grazie per esserci stati fino ad ora, grazie se ci sarete e se accetterete questo cambiamento. Io vi saluto e ci vediamo prima o poi con un prossimo video.